Ciao a tutti! Bentornati in Tessiland News. Allora, quest'oggi parliamo di un filato caldo e avvolgente nei colori, ma fresco e leggero nella composizione. Un filato che sicuramente vi ispirerà tantissimo e che vi consentirà di realizzare delle creazioni che saranno un vero colpo all'anima. Quest'oggi parliamo di Alma. Vediamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Alma, questo bellissimo gomitolo da 100 grammi per circa 300 metri di lunghezza, composto per il 70% da cotone, 20% viscosa e 10% lino, davvero molto morbido, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 4-5 oppure dei ferri 5-6. Veniamo adesso ai consigli pratici per il lavaggio e il post lavaggio. Sicuramente il primo è quello di lavarlo ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Non è possibile inserirlo in un'asciugatrice e non è possibile candeggiarlo. Ma d'altronde con questi colori, insomma, è anche impossibile anche solo pensarlo. A proposito di colori, vediamo. Questo che vedete qui è il Nevada, quindi vediamo tutte le sfumature del marrone, del beige e del dorato, che potete vedere benissimo anche in questo campione, che ha una larghezza di 40 cm e che si sviluppa in altezza fino alla ripetizione della sequenza di colori. Ciò cosa significa? Che man mano che si allarga la lavorazione si riduce anche la larghezza delle sfumature. Vediamo adesso a questo, che è il Florida, quindi con tutte le sfumature del blu, del turchese, dell'azzurro, del celeste, del cobalto. Insomma, immergetevi in questo meraviglioso blu grazie proprio appunto al Florida che vedete sviluppato qui. Questo invece è l'Alabama e qui abbiamo tutt'altre tonalità, insomma. Quindi vediamo il viola, il lilla, ma anche il blu e anche questo leggero marroncino che vi permetterà di risaltare tutte le altre colorazioni. Ed ecco qui invece l'Arizona, eccolo qui con tutte le sfumature del giallo, quindi il senape, vedete anche questa leggera tendenza al rosa e anche questo bello stacco del viola che sicuramente risalta anche qui tutte le altre colorazioni. Proseguiamo adesso e voliamo in Vermont e quindi con tutte le sue meravigliose sfumature di verde, quindi da quello più acceso a quello più tenue e il tutto è risaltato sempre da questo stacco e in questo caso presentato da un bel marrone, davvero molto bello. E concludiamo infine con il Colorado e qui invece vediamo tutti i colori stupendi del tramonto, quindi vediamo il rosso ma anche il viola, c'è proprio questa leggera sfumatura anche verso il giallo, il senape e anche questo blu che ricorda tanto il cielo, quindi davvero stupendo. Dei colori davvero incantevoli. Sì, in effetti la grande ricerca dell'abbinamento nei colori in questi gomitoli è evidente e poi la palette di colori scelti per ognuno di questi gomitoli devo dire che è ben studiata. Quasi quasi si potrebbe fare un abbinamento, esatto, tra i colori che troviamo in ogni gomitolo di Alma e l'incarnato, certo, di ogni persona, proprio perché ognuno di questi gomitoli potrebbe esaltare la bellezza di ognuna di noi. Ad esempio, certo, sono importanti poi i colori. Assolutamente. Ad esempio, il gomitolo Alma Colorado racchiude tutti quei toni caldi e morbidi della terra, quindi per chi ha un incarnato più scuro sicuramente donerà tantissimo, oppure in questo caso l'Alabama ha dei colori molto accesi e brillanti, quindi immaginate uno scialle magari addosso a chi ha un incarnato chiaro, okay, la classica pelle di porcellana, certo, con dei colori intensi negli occhi e nei capelli, magari di un nero corvino, sarebbe perfetta. Non questa passerebbero inosservate. No, assolutamente. Quindi devo dire che le idee ci sono, i colori ci sono. Devono solo metterle in pratica. Esatto, sì.
Perfetto, allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ricordatevi di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Perfetto, alla prossima. Ciao. Ciao.